Non si è sottratto alle domande sulla vicenda dei Nibbio, il questore di Napoli Antonio De Jesu, a margine della 166esima festa della Polizia di Stato. Il numero uno di Via Medina ha replicato alle accuse cadute sul corpo, affermando che si parla di uomini e come tali possono sbagliare. Quando saremo in grado di formare dei poliziotti Robocop, spiega il questore, allora saremo in grado di evitare anche gli errori. La cerimonia ha visto premiati e promossi tanti agenti che si sono distinti in servizio per meriti particolari e che sono stati premiati dal sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, il quale sulla recrudescenza criminale in città ha chiesto maggiori uomini in campo. Per difendere la città di Napoli la parola d'ordine deve essere prevenzione, questo invece è il pensiero del cardinale Crescenzio Sepe. Il questore di Jesu ai nostri microfoni tranquillizza tutti, istituzioni e cittadini, sullo spirito di abnegazione e di professionalità dei suoi uomini. Spero e sono convinto che la cittadinanza apprezzi il lavoro che soprattutto in quest'ultimo anno è stato fatto con grande impegno, con grande sacrificio da parte di tutti. Errori si fanno perché siamo uomini, poliziotti, non siamo macchine, ma l'importante è avere la consapevolezza degli errori, andare avanti e migliorare nella nostra attività. È una città difficile. Questo lo sanno tutti, gli ultimi eventi, negli ultimi sei mesi, la risposta investigativa delle forze di polizia insieme, polizia e carabinieri, è stata netta, performante, ha dato una soluzione a casi intricati e gravi, da Arturo, da Gaetano, dall'uccisione della guardia giurata, non c'è stato nessun evento che non ha visto dei risultati investigativi con l'arresto di tutti. È una città difficile, dobbiamo partire da questo, ci dobbiamo impegnare di più, dobbiamo migliorare e razionalizzare l'impegno delle forze di polizia, maggiore coordinamento, maggiore impegno.